Controlli serrati dei carabinieri del NAS in tutta Italia. In Abruzzo sono stati effettuati 42 controlli che hanno riguardato mense scolastiche con punto di cottura interno, ma anche refettori e centri cottura per la preparazione di pasti destinati alla refezione scolastica. Per circa la metà degli obiettivi ispezionati sono state evidenziate carenze non particolarmente gravi, in numero maggiore nella provincia di Teramo e minore nella provincia dell'Aquila. Le situazioni più critiche sono state riscontrate nelle province di Chieti e Pescara, dove sono state rilevate inadeguatezze igienico-sanitarie e strutturali dei locali per la presenza di infiltrazioni e umidità, attrezzature frigorifere non idonee. Carenze gestionali sono emerse durante la preparazione dei pasti per la mancata comunicazione al consumatore finale degli allergeni contenuti nelle pietanze somministrate, la mancata applicazione delle procedure previste dal manuale di autocontrollo e per il riutilizzo di MOCA, materiali a contatti con gli alimenti, monouso. In un solo centro di cottura è emersa promiscuità di alimenti vari conservati nelle celle frigorifere destinate a frutta e verdura. Non sono stati operati sequestri di alimenti, risultati regolarmente tracciati. In tutta Italia controllate circa 1000 aziende di ristorazione collettiva, 257 hanno evidenziato irregolarità, 13 provvedimenti di sospensione attività o sequestro di area cucina o deposito alimenti, mentre sono stati sequestrati 700 kg di alimenti perché scaduti o non tracciati o custoditi in ambienti inadeguati.